Ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Buonasera a tutti, buonasera, bentornati con le U quest'oggi, con la Minor, e questa volta vi saluto anche dalla webcam. Siamo qui oggi col Dani in cabina di commento e tacco alla regia per questa sera, perché Inox purtroppo infortunato è dal medico, di conseguenza dobbiamo arrangiarci come si può. E che... Benissimo, in realtà ti sentono tutti. È entrato anche, c'è anche il Daniello per il cambiamento tecnico. Non ci piace, capito? Esattamente, la webcam è quello che è. Eravamo dubbiosi
sul metterla o meno, ma Tacco ha voluto osare. Tacco ha voluto osare, di conseguenza. E intanto siamo qua in qualifica per il round Silverstone Aragon. Sì. Ah, ecco, è tornato. È tornato. Ok, buonasera a tutti. Tanto Broritz 1.56.4. Dani, buon Dani, che tu correrai venerdì. Dici sì, un pochino i tuoi... No, più che i tuoi tempi. Che tempi dovrebbe fare la minor, più che altro? Allora, contando che secondo me il lobby si gira in major sul 54 basso, 53 alto, molto difficile, comunque forse si potrebbe anche fare. Secondo me la minor 55 basso, 54, secondo me anche 54 alto qualcuno potrebbe farlo. Ok. Tempi comunque tutto sommato... Che comunque abbiamo visto tanti, cioè abbiamo visto nella minor piloti molto forti, soprattutto in qualifica, yeah. tra cui Miki Raikkonen, che li batte tutti a mani basse, ma anche Kenny di recente sta veramente affrontando le qualifiche con un passo eccezionale. Tanto Sbadalongo dice, Dani mai 14 anni o 40, dalla voce si direbbe la seconda opzione, 52 di Shine, dice Gabriello. E secondo me invece secondo me invece 32 anni dimostra. Intanto qua i tempi sono tutti un più o meno allineati. Peccato per magari qualche giro che non è andato a buon fine per gli ultimi tre. Gli altri invece devono ancora concludere. Miki Raikkonen casco rosso, Skydiff casco rosso. Prego, allora io lascio a voi ragazzi, perché è ancora un po' di Covid, quindi lascio a voi. Io andrò di regia e quindi è tutto vostra. Tutta nostra questa sera, privilegiati noi, con Inox che ha lasciato a noi tutto il lavoro. Inox. Intanto, vediamo un po'. Stanno andando forte Skerdiff e Miki Raikkonen, però Budiman sta finendo il giro, quindi andiamo su di lui, che è all'ultime due curve. Intanto sono... io seguo Skerdiff, anzi no, Miki Raikkonen che è più avanti. Miki Raikkonen che ha fatto rosso al secondo. Sì, comunque 56.2 possono abbassare ancora un bel panno in un tempo velocissimo. Sì, infatti, perché comunque 56.2 diciamo che l'hanno fatto due piloti che non sono di solito tra i primi 5. Tanto purtroppo Skydiff ha annullato. Stava facendo un buon giro, anche Loris sta concludendo all'ultima curva. Conclude Loris con un 56.7, ottimo per lui. Vediamo Miki Raikkonen che sta per concludere il giro. Miki Raikkonen inizierà subito con la sfida dei 55. Forse anche Kenny lo seguirà a ruota. Probabile, sì. Forse anche Sinchan potrebbe unirsi. Abbiamo visto spezzante in alcune gare, magari questa è una di quelle. Sì, loro Miki Raikkonen soprattutto 5 e mezzo, eccolo qua. E occhio che si lancia Sinchan e rischia MP casco rosso al primo settore. Vediamo anche i rischi. Come prosegue? Vediamo soprattutto i rischi. Cioè, purtroppo per terra di nuovo. Per terra si era già steso al giro precedente a quella curva. Infatti, ancora non ha concluso un giro. Molto lenti i piloti. Dal quinto in poi. Molto lenti. 57, 58, 59. In due minuti anche. Qualcuno ha girato in due minuti. Questa pista è veramente difficile, fare un giro buono senza errori. Già, molto lunga, molto complessa. Esatto. Soprattutto poi anche quando si entra nel T3, nel T4. Sì, molto complicata come pista. Allora, comunque, andiamo su Kenny, che sta finendo anche lui il giro col triplo arancio e Gladius insieme a lui. Kenny si conclude secondo con un 56.1. Vediamo Gladius invece 6 decimi quasi netti di distanza tra i due. Esatto. Gladius, vediamo che sempre è l'italiano per ora più forte insieme a Loris in minor. Ma Loris ovviamente è una wild card, non è un pilota ufficiale. Conclude comunque un ottimo tempo, 56.5 anche lui. 56.4, anzi, per l'esattezza. Molti vanno lunghi e cadono alla stone. È un po' già Sinchan, la seconda volta che si stende così come rischia MP. Deve essere una curva molto difficile. Oddio, la stone qual è? Quella in fondo al rettilineo del primo settore.
Ah, ok, sì, sono procura di veramente difficile dove si era già steso. Sì, rischi due volte, sì, esatto. Due volte. Sì, esatto, rischi. E comunque abbiamo intanto Skyriff che si sta migliorando ancora col doppio rosso. Sì, Miki Raiko penso intendessi. Sì, esatto. Stavamo parlando di rischi, mi sono confuso. Sì, sì. Cioè, triplo rosso, vediamo quanto riesce a fare. Vediamo rischi. Sì, ancora niente. Miki Raiko. Vediamo Miki Raiko che ha le ultime due curve. Si lancia bene, esce forte. Marce basse per evitare lo spinning fuori dall'ultima curva. Si migliora di altri 4 decimi. Non è male. Ma non Brorizzo, è male, no. Terzo rosso. Brorizzo, attenzione. Attenzione dovrebbe perché avere anche riferimento nuovo, quindi vediamo quanto fa. Esatto. In teoria il rosso è ancora valido. Quindi vediamo il pilota Gresini cosa potrà fare. Comunque si è lanciato anche Kenny e si sta migliorando. Si stanno migliorando un po' tutti. Solo Gradius per ora ha fatto il grigio. E vediamo un po'. Quindi Brorizzo come conclude. Purtroppo fa male l'ultima curva. La fa malissimo. Sì, sbaglio. La fa malissimo però a 3 decimi. Quindi comunque non ha fatto un giro male. Sì, esatto. Anche Loris si sta migliorando. E Kenny Loris secondo rosso. Due rossi, andiamo a vedere Kenny. Kenny contendente al titolo insieme a Miki Raiko. Ah, davanti Gladius. Ho paura che magari lo possa disturbare un po', vediamo. Non dovrebbe, sono entrambi nel giro veloce. Forse addirittura gli darà un tiro per il rettilineo, anche se Gladius sbaglia un po' qui. Più rosso. Doppio rosso, intanto anche Atok, rosso al primo settore. Esatto, anche Atok. Rosso al T1, un po' di traffico, un po' di Kenny purtroppo. Ha staccato un po' Cardi. Oh, intanto Atok purtroppo per terra anche lui, alla stone, sì. come tanti altri. Ha già fatto vittime questa curva. Intanto Gradius si sta migliorando all'ultimo settore. Vediamo di quanto. Vediamo di quanto. Intanto Bagus è uscito dalla pista, purtroppo non si migliora. Finito, non gli l'ha annullato, però ha fatto grigio, quindi. Ha fatto grigio, sì, non si è migliorato, ha sbagliato. Tanto Boogeyman è più vicino a tutti, di tutti, a concludere niente, è steso purtroppo. Che sta per concludere il suo primo giro. Vediamo un po', 1-1, 1-1 di ritardo dalla pole, quindi 56-8. Tempo un po' lento, se devo dire la verità. Tanto, chi manca ancora a finire un giro, diciamo, intero? Diciamo, Shine e Kiki Daly, non credo che 2 minuti sia il loro giro. Sì, anche vabbè, Shin-chan non ha ancora concluso un giro. Sì, esatto, Shin-chan con la Suzuki. E poi dopo concludere il giro è difficile. E inoltre bisogna stare attenti a quanto tempo ci si mette, perché quasi 2 minuti si gira, quindi c'è poco tempo per fare giri. Se si perde tempo, chiaramente si può concludere senza un giro buono. Pista lunga, difficile, fare un giro buono è complicato e anche pochi tentativi. Esatto, esattamente, quindi bisogna stare attenti. Intanto purtroppo Fadlur era uno dei sostenitori del centrato, lo vedevo ogni tanto in lobby, purtroppo questa sera manca, quindi mi dispiace, non ho più il mio pupillo. È il fuso orario purtroppo che è una pecca enorme per lui, perché piloti malesi indonesiani si svegliano a ore incredibili per giocare. Complimenti a tutti quanti, quelli che ci tengono così tanto. Intanto Kenny si è lanciato e Atok invece sta facendo un doppio arancio. Che doppio arancio. Sarebbe da tenere d'occhio Atok, perché appunto secondo me ha fatto un rosso prima. Secondo me potrebbe donarci un grande giro. Comunque quarto, un secondo, quindi comunque molto distante. Però vediamo adesso come si migliora. Kenny tutte primo, onda, tranne Brorizzo è l'unica Ducati là davanti che ferma il dominio onda di questa minor. Esatto. Intanto David ci dice Shine per la pole position. Sempre Shine fortissimo. Attenzione, conclude il giro Atok. Si migliora di Non è male. Si migliora di 6 decimi e si mette quindi in terza posizione davanti a Kenny, che purtroppo si è steso mentre faceva il suo rosso. Sì, purtroppo, peccato. E si rilancia Brorizzo. Ancora nessuno sta insidiando la polla di Miki Raiko, però molti. È andato lungo Brorizzo purtroppo alla prima curva, quindi costretto a ricominciare il giro.
E Gladius si sta migliorando anche lui. Speriamo che stavolta possa riuscire a concludere mantenendo il vantaggio. Stacca forte, troppo forte decisamente. Qui. Purtroppo queste sono probabilmente forse le curve più difficili del tracciato, insieme alla prima curva che noi conosciamo della Formula 1, quella che sta affrontando ora Rischi MP, che sta per affrontare ora. Che a differenza di come la vediamo su Formula 1, di cui ricordo tra l'altro giovedì, mi raccomando, tutti connessi per guardare la Formula 1 PC e anche MotoGP PlayStation. E ricordiamo che in teoria dovrebbe essere una pista, diciamo, piatta, diciamo, più o meno. E invece purtroppo su MotoGP ci ritroviamo la pista piena di dossi, piena di avvallamenti, quindi diventa complicatissimo tenere in piedi la moto. Soprattutto il T1, perché il resto della pista in realtà ancora esatto, vabbè, infatti. Però il T1 è veramente difficile farlo bene. Esatto, poi comunque ad esempio la Stone, di cui stiamo parlando spesso perché vediamo molti cadere, è una curva che su Formula 1 si affronta in pieno ed è tendenzialmente piatta, se non la salita all'inizio della staccata. E invece qua la staccata, la curva stessa piena di dossi con i freni, può diventare un pericolo. Comunque Rischi MP sta concludendo un altro giro lanciato. Vediamo in quanto conclude. Anche Sinchan sta per concludere il suo primo giro lanciato. Un po' lungo, però si migliora comunque. Da stare attenti anche qua. Tanto Sinchan fa un'ottava posizione facendo lo stesso tempo di Skadif. Tra l'altro di pochissimo avanti a Gladys. Magari quell'uscita l'ha fatto guadagnare quel tanto che gli è bastato per superare Gladys, però. Probabile sì. Bisogna stare attenti qua, perché è stato già richiamato il Rischi MP per quello che ha commesso ad Assen. Quindi bisogna stare attenti, mi raccomando, a non ricommettere gli stessi errori. Intanto qua davanti Loris si sta migliorando. Vediamo in quanto conclude le ultime due curve con le sue spalle Serda, che probabilmente sta lanciando. Eccolo, esce dalla penultima curva, affronta l'ultima, che su MotoGP è una curva molto complicata da fare. Anche lui va lungo leggermente, 1,3 di distacco, grandissimo tempo comunque, 56,4, però comunque settima posizione. Intanto conclude la qualifica, no? Loris, i primi tre concludono, perché Miki Raikkonen purtroppo giro annullato sul casco rosso. Comunque ormai penso non ci siano più contendenti per la pole, quindi c'è ancora Kenny, che forse sta Kenny, però attenzione. Sì. Ha un pilota dietro che gli è andato addosso, tipo, non l'ho visto bene. Ha una KTM dietro di sé. Ah, ma qua stanno facendo tutti grigio. Sta anche migliorando. Intanto qua Rischi MP è stato tamponato da Miki Raikkonen, dal bot credo di Miki Raikkonen, anche perché sì. Che Miki Raikkonen ha giro annullato. T2 T3 arancione. Vediamo come conclude. Gradius, che è l'ultima due curve, appena è caduto qua. Se riesce a riguadagnare quella posizione, che comunque non è male. Questa volta non si stende, la fa bene, esce forte. Bagus intanto esce, non si sa come mai, quindi ci toccherà di fare la lobby. Ah, sbagliato. No, peccato. Ha sbagliato. Esatto, sì, dopo controllo, tacco, non ti preoccupare. Intanto purtroppo annullato il giro. Probabilmente non si stava più migliorando dato quell'errore alla penultima curva. Shine, Kenny e anche Rischi, che però Rischi non si sta migliorando. Kenny invece sì, occhio a Kenny che si migliora negli ultimi due settori. E Shine che sta per concludere, penso, il primo giro, perché l'ultimo è in due minuti, quindi infatti sì, conclude, si mette davanti Kiki Daly. Vediamo Kenny. Vediamo Kenny conclude, che sta affrontando bene le ultime curve. Le sta facendo veramente bene. Qua allarga per poi stringere. Vediamo un po'. Ultimo, un po' stretto qua. Attenzione. Lunghissimo. Si migliora, però non saprei, tacco. Qua Kenny ha, diciamo, esagerato parecchio, perché gli altri andavano sul verde, lui invece è andato sulla ghiaia dopo, quindi non so, un po' dubbiosa questa seconda posizione. Non saprei, poi vabbè. Però comunque queste cose qua non è certo bello vederle. Sì, controllo subito, salvo la clip in modo da andare a verificare. Avevo il replay.
Avevo il replay istantaneo off, quindi purtroppo tacco. Ti tocca guardare dalla live, mi sa. Non so se puoi, però. Allora neanche io posso, perché avevo il replay istantaneo disattivato, purtroppo. Quindi a meno che non ce l'hai tu, Dani. E ovviamente manca Boogeyman, che purtroppo io non ho la clip. Ce l'hai, se ce l'hai tu l'instant replay, Dani, in modo da controllare quando è crashato. No. Niente, non ce l'abbiamo. No, non ce l'ho. Allora chiederemo, allora, forse. Infatti lo attivo anch'io, che è quello che stavo facendo. L'ho dimenticato. Eccoci qua. Purtroppo. Allora, ok, ristartiamo subito la lobby. Allora, aspetta un attimo che invece attivo l'instant replay per eventuali problemi o cose varie. Dov'è qua l'instant replay? Eccolo qua. Registra desktop innanzitutto e eccolo qua l'instant replay. Ovviamente andiamo subito dare bandiera nera per farti entrare Bagus. Ok, ok, ci siamo. Allora, andiamo subito a togliere la qualifica. Andiamo subito a... Tanto comunque ricordo tutti di subarvi, se avete Prime, lo potete fare gratuitamente al canale delle U per supportare tutto quello che fa Tacco per noi ogni giorno. Allora. E ovviamente per continuare a vedere tutti quanti i campionati che ne fanno parte. Tanto mi sa che la telecamera si è spostata, Tacco, se puoi confermare. Che poi dopo guardiamo, si vede bene. Vado a invitare Bagus. Invitiamo Bagus, lo invito anche io, così ha un invito in più, non si sa mai. Allora, quindi, in prima posizione abbiamo Miki Raiko. Dov'è il buon Miki? Poi secondo Kenny. Eccolo qua, Bagus ha raggiunti. Kenny, tanto partono i pronostici. Pronostici per la gara? Allora, io metterei... Scrivi in chat, scrivi in chat, che adesso sto facendo la griglia. Bro Ritz, terzo. Scrivo in chat, aspetta un attimo, tacchino. Intanto comunque sì, ti confermo che la telecamera si è spostata. Buono Atok, quarto, Rischi. Quinto, Gladius e Loris, sesto e settimo. Skyadif e Sinchan. Comunque, tacchino, adesso scrivo il pronostico, che secondo me... Shine... Allora... Ok, Shine sopra Bagus, perfetto. Abbiamo Serda, Sai Punch... Ok, perfetto. Variabile... No, non era variabile perché il meteo era sereno quando sono partiti, quindi andremo a modificare. Dov'è il buon condizione di meteo sereno? A posto, io ho messo il mio pronostico. Ok. Ho messo il mio pronostico, partiamo, tacco. We're ready for the battle in Silverstone. Io metto Kenny, Miki e Bro Ritz. E io invece ho messo Kenny. No, ho messo Miki, Kenny e Loris. Ok. Ho voluto fare una pazza opportunità che secondo me può succedere. Allora, invece io faccio direi Miki. Miki primo lo scrivo. Bro Ritz e Kenny, dai. Let's go! Let's go, parte aspettiamo. Adesso il countdown. Il timer. Il timer, un minuto, 1 minute.
Oh, Kaista dice Kenny, Broriz e Loris. Loris, Loris secondo me in gara dal meglio di sé. Poi chiaramente Loris che comunque vedremo. Pochissimo allenamento, ma va comunque fortissimo forte. Infatti, quindi un plauso ha fatto anche a lui. Platt, Kenny, Mickey e Broriz. Minor League tonight, Tuesday night. In Indonesia 3 nel 3 a.m. or 4 a.m. Fantastic, guys. Fantastico, incredibile, veramente. Come, a che ora si svegliano questi ragazzi per correre l'EU? Intanto siamo tutti pronti, tacco. Mancano solo Loris e Serda. Anzi, sì. Manca solo Serda 8, in questo momento. Anzi, siamo 7, tutti. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Vai, capitano, lascia a te si la parola, ragazzi. Vamo. Si parte, mi raccomando, sempre 5 cadute per bandiera rossa. Se puoi, per piacere, Dani e attacco, controllarmi il retro. Intanto io sto qua davanti a vedere come si conclude la prima curva, che qua è molto vicina, quindi bisogna stare attenti a eventuali lunghi contatti tra i piloti. Vediamo un po'. TV, andiamo subito, si accendono, prima dentro, partono, eccoli, sono partiti, ottimo spunto di Kenny e Mickey Raikkonen, che sono subito affiancati, Mickey Raikkonen in prima posizione subito, intanto occhio alla contatto, molti lunghi già caduti, uno è caduto, un pilota Aprilia, un pilota. Aprilia è caduto, Serda purtroppo, Serda. Partiti bene Kenny e Mickey Raikkonen, già primi, occhio, una KTM, una KTM ha sobbalzato tantissimo, andata dritta. Purtroppo Sky Adif ritorna, quindi i tagli, però il T1 è andato. Il T1 è andato, sono andati forti, intanto rischia MP che taglia per superare due piloti, non ho capito come mai. E quindi si porta in sesta posizione, anzi settima. No, si è fatto passare, no, ma comunque l'avvertimento gliel'aveva già dato. E ha fatto passare tutti quanti poi successivamente. Intanto là davanti Mickey Raikkonen e Kenny, occhio, attenti alla battaglia. Intanto Shin-chan dentro Shin-chan su rischi, non ce la fa passare però. Intanto Shin-chan e rischi per terra, purtroppo è alto che lo prende anche Shine, purtroppo già caduti, peccato, caduti purtroppo gli ultimi tre. Adesso c'è da vedere se l'occhio rientra in pista. Kenny prima ha passato Mickey Raikkonen, penso abbia fatto un errore. Kiki Daly purtroppo intanto è caduto. Purtroppo è caduto Kiki Daly anche da solo comunque. Intanto purtroppo sei panze, non so dove stia andando, ma è andato un attimo per fratte a vedere un po' se l'erba era tagliata come si deve. Poi andiamo là davanti. Sono i primi tre che hanno fatto già un bello strappetto sui quadri. E qua c'è un gruppetto, esatto, e qua c'è un gruppetto invece, quindi Claudius, Shin-chan e Brorizzo che stanno lottando per la quarta posizione insieme a Loris là dietro un po' più staccato. Oh no, per terra Gladius, no. Purtroppo stava lottando per la quarta posizione. È dura veramente, sì. Veramente, intanto Kenny è passato davanti e quindi si è messo in prima posizione. Prima posizione fatto per Kenny. Mickey Raikkonen ha fatto male dal ergo, l'ha passato Kenny. Tanto purtroppo ti abbiamo sentito un attimo laggare, però comunque abbiamo capito. Ok. Abbiamo capito tutto quello che hai detto. Qua comunque il gruppetto qua dei primi tre un po' vedo chiaramente Sky Adif, che secondo me è un po' meno favorito, però comunque sta facendo una grandissima gara in terza posizione con la sua KTM. Intanto Shin-chan si vede passare davanti Brorizzo con la sua Gresini, però esce un po' più forte forse il pilota Suzuki. No, non esce più forte, però mi è sembrato un po' più potente l'uscita della Suzuki. Suzuki purtroppo che ricordiamo il MotoGP reale non esiste più purtroppo, perché abbiamo visto l'ultima gara settimana scorsa. Vediamo Shin-chan se avrà per replicare lungo. Mamma mia che staccata, riesce a farla? Attenzione, un po' lunghino, però comunque è grandissima staccata di Shin-chan. È riuscito a rimanere a fare la curva intatto. Intanto Loris, sai, Punch forse se la stanno un attimo giocando per la settima posizione, un po' distanti tra di loro. E nessuno ha messo Sky Adif nei pronostici. Che nessuno, veramente. Il valore aggiunto. Sky Adif. E comunque Sky Adif sta con loro, non ne ha di meno. Esatto, sta andando veramente forte. Oh, lungo Brorizzo. Intanto Shin-chan potrebbe provare a incrociare, approfittarne. Purtroppo non riesce ad approfittarne. Si difende bene Brorizzo, che tiene la quarta posizione. Grandissimi, bravi tutti qua dietro. Stanno veramente facendo una gara pulitissima dal mio punto di vista almeno.
Oh, Kenny lunghissimo. Kenny lunghissimo, e quindi potrebbe approfittarne. Mikiraiko, che l'abbiamo visto più in qualifica, e invece in gara sta andando un po'. Forse Kenny non è riuscito a fare un giro propriamente perfetto in qualifica. Di conseguenza, forse si è visto partire in seconda posizione, ma comunque là davanti con un margine abbastanza discreto. E se questa curva meglio rispetto a Mikiraiko, recupera un po'. Sta andando veramente forte qua davanti, però giro veloce ce l'ha Brorizzo. Anche Brorizzo c'ha giro veloce, quindi bisogna stare attenti anche a lui, però va un po' lungo qua nelle S e ne approfitta per recuperare Shin-chan, che ha 6 decimi di distacco. Gara un po' fossilizzata per ora in queste posizioni. A 3 giri dall'inizio e a 4 dalla fine. Shin-chan arriva e forse per un errore di Brorizzo. E con attaccato si porta presso anche Loris, che sta migliorando il suo passo giro dopo giro. Staccatona, staccatona. Ha staccato presto Brorizzo, c'è anche da dire, non ha staccato solo tardi Shin-chan. Quindi e intanto occhio, perché Shin-chan è vicinissimo, 1,3 decimi nei confronti di Brorizzo. E questa curva la affronta un po'. Oddio, Kenny fa un errore, va lungo, rientra in pista in modo pericolosissimo. Mikiraiko lo stava per centrare, adesso Mikiraiko primo. Skydiff addosso a Kenny. Occhio Skydiff, esatto, l'abbiamo visto. Sicuramente vuole provarci. Attenzione Skydiff! Skydiff prova a buttarsi dentro, contatto. Purtroppo doveva aspettare qui. Doveva aspettare forse e farsi un po' più presente nella curva successiva. Esatto. Troppo ambizioso. Peccato, poteva comunque. È comunque lì, sì, e qua se la giocano. E c'è pressione perché comunque sbagliano tutti. Quindi stanno spingendo per tenere la prima posizione. E se ha più passo, intanto Shine purtroppo quitta, forse deluso dal suo risultato. Attenzione qua, la fa meglio Kenny, la fa meglio, la fa più stretta rispetto a Mikiraiko. Potrebbe uscire più forte, approfittarne e provare subito prima delle S a buttarsi dentro. Non ci prova, però si fa vedere, si fa vedere, occhio ai cordoli. È fortissimo, sì, qua sta andando veramente più forte. Infatti lo vediamo fare traiettorie molto più agevoli. La staccatona qui in fondo, se esce bene qui. Taglia però, taglia, attenzione. Ha tagliato un bel po', purtroppo. Vediamo se ci prova, penso sì, ci prova. Ci prova, è uscito forte. Vediamo. Però che, mamma mia, Mikiraiko, cosa ha provato a fare? Mamma mia, spettacolo. Come gliel'ha chiusa dall'esterno. Ci prova qui. Ci prova qua, vediamo. Dentro, si fa spazio a sportellate. Vanno entrambi lunghi e Skydiff sicuramente potrà approfittare di questa battaglia. Esatto, Skydiff ne deve approfittare per avvicinarsi. Vediamo qua, esce più forte Mikiraiko. Oh, dove va Mikiraiko? Dalla prospettiva frontale mi sembra avesse fatto la staccata della vita. vediamo un po'. Perché comunque sono vicini. Va più forte qua Mikiraiko rispetto al primo settore. Il primo settore soffre un po'. Kenny che in teoria comunque farebbe l'ennesima vittoria. Quindi vediamo un po' come va a finire. La situazione rimane sempre più o meno la stessa. Un primo, il secondo a mezzo secondo, il terzo sempre Skydiff, sempre nel mezzo secondo, che li guarda un po' e cerca di approfittarne quando sbagliano i primi due. Esattamente. E anche Loris che si sta avvicinando parecchio a Shin-chan. Attenti anche a questi qua dietro che potrebbero fare una gran battaglia. Lungo, lunghissimo, Miki. Sì, Mikiraiko perde una vita. Purtroppo curva 1 e il primo settore è un po' difficile per Mikiraiko. Oh, mamma mia, come sballonzola la moto di Kenny. Ha perso un decimino. Kedip si è avvicinato un sacco, però. Ha fatto un errore veramente considerevole. Intanto guida pericolosa. Guida pericolosa, Gladius è caduto Atok, purtroppo. Intanto, comunque dici tu, perché guida pericolosa Gladius? Non abbiamo visto tacco. Ma è stata data a Gladius la taglio qua.
Ah, ecco, un errore. Sbaglio. Dopo sbagliato lungo. Scadif. Ma comunque Scadif può ritenersi perfettamente soddisfatto perché è una grande posizione. Sì, poi sta facendo una grandissima gara. Si avvicina, prova ad approfittare degli errori, però purtroppo ne avesse un pelino di più. Basterebbe un decimino, magari due di più. Sì. Potrebbe. Tanto occhio a Shin-chan. Loris dove va? Dove va Loris? Loris ha sbagliato tutto completamente all'inizio del terzo settore. Sul cordolo purtroppo per terra Brorizzo, quindi ne approfitta, passa in terza posizione. Occhio, rientro in pista, terribile. Se rientro in pista bisogna stare attenti sempre. Preso il cordolo interno e si è chiuso il davanti. Per ora è questo, sì. Per ora l'attacco si sta azzeccando. Attacco che ha praticamente invertito i primi due, per il resto ha detto le prime tre posizioni. Esatto. Della qualifica. Però occhio perché si è avvicinato molto Mickey Raiko. Peccato che questa cupa la fa un po' diversamente, diciamo. Comunque Shin-chan quarto ha fatto una grandissima rimonta. Veramente, era partito tanto indietro, invece esatto. Adesso è davanti. Ma Shin-chan l'abbiamo visto parecchie volte, purtroppo in qualifica non riesce mai magari a finire giro buono. Quindi più che altro va più forte in gara. Sta facendo una grandissima gara, vuol dire quarto, non ha fatto errori, penso, comunque esattamente quarto. Comunque giro veloce ce l'ha ancora Brorizzo. E purtroppo perde un po' all'inizio, il primo settore dove perde Mickey Raiko. Per il resto sono più o meno lì. Esatto, perché guarda qua, guarda, più stretta, Kenny invece va lungo. E poi perde molto il primo settore, cioè va quasi anche un secondo. Esatto, purtroppo poi però recupera, il fatto è che però non basta, perché ora è tipo ai 4 decimi. Deve provare a imporre il suo ritmo nel primo settore per almeno un paio di giri. Kenny sbaglia e si avvicina. Si avvicina a Mickey Raiko. Potrebbe farla più forte. Lungo, peccato. Lungo Mickey Raiko purtroppo. Vabbè, ma questa curva ha molte interpretazioni, c'è da dire, comunque andare lunghi non è sempre. No, quella curva, per quanto mi riguarda, è veramente molto difficile. Non riesco mai a capire dove frenare. È comunque tutta la pista ha una certa difficoltà. Sì. Complimenti veramente. Kenny, oh, lunghissimo Kenny. Sbaglia spesso questa curva. Infatti dove Mickey Raiko deve provare assolutamente a buttarsi dentro, fare qualcosa, perché è probabilmente una delle poche occasioni. Inizia l'ultimo giro, mi credo, non può sbagliare il T1, perché secondo me se non sbaglia il T1, T2, nel resto della pista ne ha molto di più, mi credo. Oh, infatti fa stretta, fa molto stretta sta curva, però comunque Kenny la fa meglio, purtroppo. Purtroppo sì, per lui Kenny la fa meglio, però rimane lì. 4. Rimane lì, occhio qua, perché è qui che sbaglia spesso dove perde terreno. La fa benino. La fa bene, va sul cordolo. Male Kenny. Oh, lungo Mickey Raiko. Però è uscito più forte Mickey Raiko. È rimasta tre decimi. Occhio, sì, potrebbe essere la sua occasione. Potrebbe essere la sua occasione, perché la prossima curva spesso vediamo staccato Kenny andare lungo. Ha staccato piano e due decimi. E si è molto forte. Vediamo se qua la sbaglia di nuovo. Kenny sul cordolo. Mamma mia che staccata che ha fatto sul cordolo, fortissimo. Mickey Raiko pensavo lo centrasse, invece per fortuna non li sono centrati. Oh, sul cordolo è andato sul cordolo, perde tanto. Vediamo se si butta qua dentro. Sono attaccatissimi. No, peccato, Mickey Raiko. Ho fatto un errore qui. Però non è ancora finita, mancano ancora un paio di curve. Si avvicina un sacco, recupera quello che ha perso. Può provarsi nelle ultime assolutamente, come Rins su Marquez nel 2019. Esatto, come Rins potrebbe fare. Non deve Vediamo qui. La fa bene, la fa meglio di Kenny, esce più forte, guadagna un po'. Due decimi, deve fare benissimo questa staccata e Kenny non la deve fare. Non deve andare lungo! Oh, cosa fanno? Oh mio Dio, che tamponata! Ha staccato presto Kenny, c'è da dire, ha staccato presto, forse tardi Mickey Raiko. Oh, ci prova, sì, vuole farsi no. vedere. No, purtroppo non ce la fa, troppo distante.
troppo distante purtroppo. Kenny quindi vince il gran premio di Silverstone. Michi Raiko è esploso. C'è gara però. Secondo Michi Raiko, terzo Brorizzo, poi Loris, Sinchan Loris, e poi mano a mano tutti gli altri. Sky Deep, Bagus, Saipans ottavo, Gladius nono, Serda decimo, poi Atok in undicesima posizione, e poi gli ultimi due che probabilmente non finiranno, perché forse solo Rischi riuscirà a finire degli ultimi due, perché Kiki Daly è addirittura... finisce la benzina, Michi. Rischi, ha finito la benzina. Ah no, ha messo la frizione. Non ha concluso la gara. Grandissima la gara, veramente. Bravi tutti là davanti. Giro veloce di Brorizzo. Plat, yes. Prediction Masters. Kenny, Michi Raiko, Brorizzo, Fast Lap, Loris TV, Sinchaster, Skyadif, Bagus, Budiman, Saipunch, Gladius, Serda, Atok. Comunque Loris girava come primi, quindi sì, quindi andava forte veramente. Forse alla prossima gara potremmo vederlo là davanti, vediamo. Aragon, esatto. Next race. Andiamo ad Aragon, tacco, che sinceramente non capisco molto il calendario, nonostante ci sia Misano prima. Che... un po' così. Ma a noi va bene lo stesso, non importa che gara si fanno. L'importante è vedere la Minor che si scanna. Dove è sempre divertente. Kenny, dove va Kenny? Dove va? Kenny è scappato via. È emozionato. E allora andiamo subito a reinvitarlo. Shine non credo che rientrerà, però ha quittato per... penso che abbia quittato per delusione, forse. Del risultato che stava facendo. Dato comunque che l'ho schermato, buggata dietro. Per sicurezza esco, potete rinvitarmi per favore? Ovviamente. Tutto prima. Avevo la schermata buggata dietro. È ritornato Shine. Per sicurezza. A riuscire a rientrare. È ritornato anche Shine, quindi ci siamo tutti. Taco, se vuoi partire, andiamo subito con... Ok, con siamo, Aragon. Siamo tutti Aragon, come on guys, come on. Andiamo subito a vedere un po'. Aragon è una pista molto... Beh, dici, hai fatto la challenge qua. Dani, dici un po' come la descriveresti Aragon. In generale comunque è sempre stata una pista che non mi ha mai fatto così tanto... Nuvoloso. Schifo, diciamo. Mi è sempre abbastanza piaciuta. In questo gioco un po' meno rispetto all'anno scorso. Molte curve sono un po'... Molti cordoli anche sono un po'... Un po' così, diciamo. I cordoli purtroppo quest'anno siamo abituati a vederli un attimo con un occhio di riguardo, diciamo. Con questo non sto dicendo che fanno schifo, ma sto dicendo che fanno terribilmente schifo. Esatto. Quindi, occhio Milestone. Intanto, però... eccoci qua. Ci siamo come tempi, allora. Oh, Tyson, sorry, Plat, I'm fine. Tacco, COVID sta male, ma è qua ancora. Cioè, COVID sta passando. Tacco Power is always on. Quindi... Tacco Powers. E quindi andiamo subito sui primi piloti che stanno uscendo. Sono sempre chi Rischi è sempre il primo. Ci tiene a essere sempre il primo Rischi. Alessandro, della lista. Vuole fare una precisazione. Alessandro, ti vogliamo a podio. Alessandro, venerdì ti voglio a podio. Friday night. Venerdì primo si Tuesday night MotoGP Pro in Silverstone ed Aragon. On YouTube. And Friday night. On YouTube and Friday night Major League. Wait, old school capeta on the grid. E andiamo avanti. Capeta, il pubblico chiede la coppia delle due. Alessandro al commento. Esatto, Dani, diglielo. Allora, vediamo dov'è un attimo capeta. Eccolo. Sono FPS, qua. Eccolo qua. Un FPS sempre, perché sono, diciamo, abbastanza, mi faccio vedere poco, quindi un FPS basta e avanza. Tanto vediamo, Kiki Daly è il primo che, no, non è il primo, Kiki Daly, c'è uno davanti a lui, mi pare di aver visto chi è, Kenny mi pare, sì, no, Shine è il primo di tutti. Comunque, a livello di tempi, stavo dicendo, secondo me possono andare su 43 basso, 42 alto,
Petto potrebbe anche farlo, magari Nicky. Comunque in generale 43 basso, secondo me. E dicono: capita, sei bellissimo dalla chat. Sono bellissimo, modestamente, grande classe la mia, e quindi andiamo avanti. E non pensiamoci. Intanto Shine sta finendo un giro che tutto sommato lo sto guardando, non è male. Dopo commentiamo e il giro, che... capita? No, no, io lascerei il lavoro a Dani, sinceramente, perché io diciamo che di questa pista non ne so quasi niente, quindi lascerei a Dani il lavoro di commentare un giro del più veloce. Vabbè. Allora, intanto, vediamo un po'. Tocca il cordolo Kenny, intanto Shine conclude, vediamo come conclude. Magari potrebbe essere la gara dove fai i suoi primi punti, Kenny. Vediamo, sì, Shine. 46-2, 44-8, Kenny invece, Kiki Daly invece addirittura 44, 46-5, anzi 46-7. Gladys si mette lì a 9 decimi in 45-7, Sinchan invece in 44-3, anzi 44-2. Intanto rischi di stare anche lui finendo col triplo rosso, però purtroppo annullato da parte forse di un taglio. Bisogna stare attenti anche qua agli avvertimenti, Dani, dici un po'. Sì, comunque in realtà questa pista, prendere il giro annullato, no, diciamo che non è molto così, non è così tanto semplice, ecco. Comunque farsi annullare il giro, soprattutto nella lobby, perché nella lobby alcune volte magari vai un po' fuori dalla linea, non te lo annulla. Ah, io ricordo comunque... anche... Vai, Dani, scusami. No, vabbè, in realtà avevo finito solo okay. Questo. No, io volevo solo ricordare che i ragazzi indonesiani hanno avuto circa 4-5 ore fa la gara nel loro campionato, sempre qua ad Aragon. Quindi ci aspettiamo tempi interessanti. Almeno da loro. Quindi da Brorizzo, Rischi, Bagus. Sì. E anche Miki Raikkonen. E anche Miki, non so se ha corso. Tanto, infatti, Bagus già mezzo secondo. Andiamo su 6 punch. Esattamente. Andiamo su 6 punch. Se vuoi accompagnarci nel giro, Dani. Ok, andiamo sempre su. Sempre se 6 punch. No, io direi su. Andiamo su un pilota che sta cominciando. Sì, o Serda o Kiki. Perché andiamo a vedere Atok comunque rosso. Vai su Rischi, Dani, commentaci il giro su di lui. Ok, rettilineo principale, qui si deve frenare appena inizia il cartellone blu a destra. Molto difficile, questa curva è molto facile andare lunghi. Bisognerebbe tagliare il possibile il cordolo, prendere il gas in mano il prima possibile. Qua seconda curva tutta a destra, bisogna portare tanta velocità. Questa curva la 3 che è veramente difficilissima, farla bene è veramente difficile. Come anche la 4 e la 5, qua bisogna prendere tutto il cordolo interno a sinistra che ti dà un extra grip e ti fa girare. Poi spalancare completamente tutto il gas. Arriva anche quest'altra curva difficilissima che si arriva fino a centro curva con i freni in mano. Bisogna dare gas molto presto per cercare di uscire il più forte possibile. Cava tappi, anche qui bisognerebbe tagliare il più possibile sul cordolo, purtroppo Rischi la sbaglia un po', arriva lungo. Qua si riprende il gas in mano, qua si fa questo curvone tutta a sinistra lunghissimo. Anche questo abbastanza complicato farlo bene. Staccatone anche qui, qua in fondo, anche questa veramente complicata farla bene. Bisogna tagliare sul cordolo e anche oltre, sul rosso bisognerebbe anche andare. Curva a destra, anche questa qui, bisogna cercare di fare il più forte possibile, uscire bene. Qua bisognerebbe anche tagliare sul cordolo, anche di qua prendere in gas in mano il prima possibile, uscire a cannone su questo garettino che ci porta all'ultima curva, che purtroppo su questo gioco è un po' fatta così così, perché non gira molto la moto. Soprattutto all'inizio, in entrata curva. Esattamente. Infatti, come possiamo ben vedere, si vede la moto che inizia un attimo a piegare dopo un po', e quindi esce e conclude in... ha fatto un buon giro, quindi abbiamo commentato un grandissimo giro da parte di Rischi. Arriva Miki Raiko, anzi ha già finito Miki Raiko. Hello guys, hello BRX Game Club, Demaz, Aragon, sì siamo Aragon stasera, tonight.
Cioè, Madara con intanto, Shin-chan, Miki Raikkonen stanno facendo caschi rossi. Già 43 da parte dei piloti della minor, è pazzesco come tempo, a quanto pare, da quanto ci ha detto Dani almeno. E ai primi giri, tra l'altro, l'hanno già fatto, quindi grandissimi. Ed è ancora triplo rosso. Intanto spona un po' di gente, si è sposta. Rosso. Si sposta brutalmente Miki. Vediamo se la fa bene. Molto difficile l'ultima curva. Anche che Kenny casco rosso. Shin-chan rosso e doppio arancio. Shin-chan che in teoria è subito dietro. Esatto. Bene, vediamo. 43. Grandissimo tempo da parte di Miki Raikkonen. Intanto Shin-chan purtroppo va un po' lungo all'ultima curva, però comunque il giro vale. Un po' lungo, ma il giro vale, vale ancora. Di conseguenza conclude in quinta posizione. Si migliora di un secondo. Allora ci chiedono anche la classifica, che vede in prima posizione Miki Raikkonen, seguito da il buon Kenny, che in questo momento ha recuperato almeno 5 punti, mi sembra, se non erro, oppure 3 punti, scusami, che un attimo sono un po' confuso. Comunque sia, 32 punti Kenny su Miki Raikkonen. Bro Ritz 70 punti, penso che oramai il campionato per lui, cioè almeno la prima posizione per lui, sia chiusa, perché mancano, dopo queste mancano altre 6 gare, ma è tosta, eh? È veramente tosta. Quindi 3 round. Esatto. Adesso ha recuperato qualcosina Kenny, vediamo se riuscirà a recuperare qualcosina anche qua ad Aragon. Kenny comunque è in corsa per il titolo, chiaramente, sicuramente non vorrà lasciarglielo semplicemente a Miki Raikkonen. Il fatto più che altro è che Kenny è andato un po', diciamo, sta salendo, perché all'inizio stagione non era così performante, a differenza di Miki Raikkonen che più o meno sta rimanendo sempre sui soliti livelli, di conseguenza è sempre lì. Tanto Bro Ritz chiude un giro, si porta a 3 decimi da Miki Raikkonen, un buon tempo anche per lui. Esattamente. Loris conclude, si mette in sesta posizione. Intanto purtroppo caduto Saipans nel suo giro, era l'ultima curva. Miki's flying, sì, Miki sta letteralmente volando. Anche se Bro Ritz non è proprio distante, eh. Kenny che sta concludendo l'ultimo. Tutti molto vicini qua rispetto a Silverstone. Qua sono molto più vicini i piloti. Ma non lo so, sì, erano più vicini a Silverstone, ti dirò, sai? Ah, io l'ultimo lo vedevo addirittura a 4 secondi. Più o meno. secondo me non contando i primi due. Oh, Kenny. Kenny terza posizione, a 6 decimi dalla pole. E Miki Raikkonen c'è ancora casco rosso. Tra l'altro Shin-chan e Atok Maverick distanziati da un millesimo, quindi grandissimi. Rischi. Veramente. Miki Raikkonen rosso T2 T3. E anche ti faccio vedere anche Bagus e Loris, anche loro da un millesimo. Sì. È vero. E quindi sono molto tirati, diciamo. Esatto. I tempi dal secondo posto in poi. Intanto butta Poscadif, si stende. Attenzione, cosa fa Gladius? Lancia la moto in pista. E intanto vediamo un po'. Ho visto una moto volare. 43-2, migliora un altro decimo. Comunque sì, Bro Rizzo e Miki, che sono due thailandesi, sono messi là davanti. Anche Rischi MP, che si sta lanciando di nuovo adesso. Dove va? Rischi MP dritto, infatti respawna. Attenzione, intanto Kiki Deli conclude e si mette in intanto io sto facendo un casino terribile con la telecamera, non riesco a capire cosa sto combinando. Sto rompendo tutto probabilmente. Attenzione, Bagus come sfrutta il cordolo del cavatappi, come aveva non quello, però il cordolo sbagliato. Vediamo come esce. Un po' titubante il rumore della KTM, da quel che sento. Affronta bene. Però non si sta migliorando. Per ora è lui il più grigio. Vediamo al T3. Vediamo al T3. Magari si migliora. Il T3, se non sbaglio, scatta all'uscita di questa curva. Eccolo qua. Sì, non l'ho fatto benissimo. Ancora grigio, purtroppo. Shin-chan Rischi si sta migliorando.
forse alla rincorsa del terzo posto per fare una griglia tutta thailandese. Una prima fila tutta thailandese. Mica ancora rosso, pazzesco. Aveva fatto grigio, tra l'altro, nel giro precedente. Al primo settore, dove va? Rischi tutto sul cordolo. Si tira dietro Shin Chan, rischi MP. Bisogna che Kenny dà gas, perché 6 decimi sono veramente troppi. Sul passo gara Miki sappiamo che dietro, sbaglia veramente poco. Esatto, abbiamo visto dalla scorsa gara. Intanto sto vedendo rischi MP, Shin Chan, che stanno migliorando veramente tanto. Kenny rosso. Quindi Kenny sta andando forte anche lui. Ha sbagliato Kenny, purtroppo. Sbaglia, tiene il gas aperto e non gli va nulla. Qua non saprei, tacco. Non ho visto quanto è rosso lungo. Attenzione, occhio, perché Miki Raikkonen al terzo settore rosso e rischia MP. Ancora Kenny che tiene il gas palancato. Ah, ok, gli hanno annullato. No, qua adesso gli hanno annullato, purtroppo. Mica per fortuna. Esatto. Intanto va, rischia di restare quarto. Non si migliora Shin Chan, che aveva il triplo avanzo. Purtroppo fa grigio all'ultimo settore. Kenny si rilassa. 1.1. Un altro decimo. Altri 67 millesimi per l'esattezza, tirati giù da Miki Raikkonen. E Kenny si rilancia Kenny, per questo probabilmente potrebbe essere l'ultimo tentativo. Sempre se questo va bene, se finisce il giro, si rilancia sicuramente adesso, eccolo qua. Non cambia neanche le gomme, parte direttamente, si lancia subito. Vediamo un po' come va a concludere. Intanto si sta ancora lanciando. Intanto Sarda sta concludendo il giro. È all'ultima curva. Con l'Aprilia che purtroppo ha perso Bro Adam. Purtroppo sta andando veramente forte nel campionato. Bro Adam era forse uno dei contendenti anche, probabilmente. Al titolo ancora. Mi chiede che è un po' lungo alla doppia sinistra. Del primo settore, infatti fa grigio al primo settore. E infatti si tira dritto, parcheggia la moto e probabilmente si rilancerà forse per un ultimo tentativo. Kenny rosso. Rosso. La fa bene. La fa bene, esce forte. Intanto si rilancia Miki Raikkonen. Ovviamente perché ha visto. Importantissimo farlo bene. Non sfrutta il contatto, però comunque lo fa bene. Sì, l'ha fatto bene. Vediamo. Tutta Loris. Terza posizione. Terza posizione per Loris. Che quindi mette un italiano in prima fila. No, Loris terzo. Doppio rosso per Kenny. Doppio rosso? Occhio, non sbagliare qui. L'ha fatta bene comunque. L'ha fatta bene qua. Allarga, stringe. Esce forte. Deve arrivare lunghi. Se non si perde una miriade di tempo. La fa bene, però comunque. Sbaglia qua però. Ha annullato proprio lì. Peccato, si stava comunque migliorando. Loris in terza posizione. Grandissimo. Abbiamo un italiano in prima fila. Dopo tanto tempo qua in minor. E quindi anche attenzione, perché Miki Raikkonen potrebbe fare il 42. Vediamo un po'. Mamma mia, come sfrutta il codolo. Qui l'ha fatto benissimo. Mamma mia, spettacolo. Pro player, attenzione, esce fortissimo Miki Raikkonen dal cavatappi. Occhio a Sekda che rientra in pista, cannone. È bot, ma comunque riesce a scartarlo abbastanza agevolmente. Ancora rosso Miki Raikkonen, che ha mezzo secondo di vantaggio sul pilota dietro di sé. Quindi è solo goliardia la sua ingordigia di fare un tempo migliore come in penna, peccato. In penna fortissimo, purtroppo per terra Miki Raikkonen. E quindi manca solo Shin Chan, che non si sta migliorando, ma comunque è all'ultima curva. Esatto, ha fatto una sfrizzata arrogantissima. Esce dall'ultima curva e non si migliora. Comunque, grandissimo. Grandissima qualifica per tutti. Grandissimo Miki Raikkonen, grandissimo risultato. Grandissimo ancora una volta. E quindi Miki Raikkonen in pole position. Secondo Bro Rizzo. Terzo Loris, finalmente un italiano là davanti. Poi Kenny, Rischi, Atok, Shin Chan, Bagus, Skedif, Gladius, Shine, Serda, Kiki Daily e Skipans.
Direi di partire. Thank you. Io invece non lo scrivo perché non posso, però comunque dico allora, Mickey Raiko, Loris e Kenny. Non piove, grandissimo questa informazione. Sole raggiante in quel di Aragorn. Esatto. Intanto, questa è importante. Sarebbe bello vedere finalmente un italiano tornare sul podio. L'ultima volta che siamo stati partecipi di un italiano sul podio qua in minor è stata a Le Mans. Le Mans, dove Gladius ha regalato terzo posto con una lotta con Skadi, fa l'ultima curva. Stavo ribaltando tutto io intanto. Sarebbe una tragedia se io ribaltassi tutto quanto. Intanto, tacco. Manca solo Serda all'appello. Gli altri sono tutti pronti. Ecco, adesso siamo tutti pronti, tacco, se vuoi. Andiamo anche qua. Controllo davanti, voi dietro. Andiamo qua. Ad Aragorn, pole position per Mickey Raiko ancora una volta, secondo Brorizzo, terzo Loris, poi quarto Kenny là dietro che si sta giocando il mondiale, vediamolo un po', sgasa, fa vedere se fumo dal marmita, Mickey Raiko, si accendono i semafori, prima dentro, gas a martello e andiamo, tutti è dentro, grandissima partenza di Loris, partito fortissimo. Quale Brorizzo? Intanto partito fortissimo, Loris già secondo Loris, incredibile, Brorizzo in terza posizione. Lunghissimo. Occhio perché oh! Kenny si fa spazio! No. E... Ah, ok. Ho visto anch'io una lagatina. Esatto, ho visto Mickey Raiko per terra. Intanto sbaglia di nuovo. Kenny si butta dentro! Butta dentro, si fa spazio! Oh. No, caduto! Per terra, purtroppo Kenny. Purtroppo è caduto sul cordolo in un contatto con Mickey Raiko. Intanto rischio MP, si è portato in seconda posizione Skadi, grandissima partenza insieme a Saipunch, grandissima partenza per tutti loro due. Intanto vediamo un po', Loris in terza posizione, purtroppo va lungo, Brorizzo passa Brorizzo. Prova a stare addosso, deve spezzare il ritmo, deve provare di passarlo subito. Brorizzo secondo, ha perso un po' di terreno nella partenza, adesso rischi là davanti. Rischi. Rischi secondo. Ah sì, ho sbagliato. vediamo un po'. Intanto sono stati tutti un po' lunghi là dietro. Forse è stato un contatto. Ho anche sentito un'imprecazione in malese da parte di Atok. Mickey Raiko sbaglia. Prova a incrociare. Rischi. Un po' lungo Mickey Raiko. Vediamo se rischi con la motorone. È uscito bene Mickey Raiko. È uscito bene, sì. Non è uscito. Allora. Male rischi. Con Loris su Brorizzo. Rischi. Loris non tira la staccata. Rischi MP davanti. Incrocio. Incrocio di Mickey Raiko che passa. Esce più forte Mickey. Vediamo. Un decimo. Ancora dietro. Resta dietro. Resta secondo. Brorizzo terzo. E Loris ancora in quarta posizione. Occhio agli avvertimenti. Molti che hanno ancora un avvertimento. Poi ci sono i long lap per due. Credo siano bug. Dove va Loris? Esatto. Dove è andato Loris? Dove sta andando? Sta facendo traiettorie terribili. I rischi comunque per ora li sta addosso Mickey Raiko ne aveva tanto di più in qualifica. Mi sa che in gara sono simili. Un decimo ed esce più forte qua. Esce più stretto. Rischi. Quindi può sfruttare una traiettoria favorevole. Qua sta un po' più esterno. Un pochettino. Arriva un po' lungo. Però qua recupera, è uscito più forte. Intanto si è creato questo, diciamo, doppio gruppetto. Intanto taglia bene sul corpo, rischi, perfetto. No, mi sa che si toccano, Va il contatto. Lo sta pressando, gli sta bussando alla porta per fargli capire che non è da solo. Vuole assolutamente portarsi a casa un gran risultato, rischi.
Vediamo. No, proteggio interno Mikiraiko, qui uscirà più forte rischi. Infatti si tapponano ancora. Tanto Lori è stato lungo, purtroppo. Quadro gli stava chiudendo davanti. Attenzione, occhio, perché qua va un po' più lungo. Va un po' più lungo, rischi, perde un pochino in uscita. Perde un pochino in uscita, rischi, quindi vediamo. Brorizzo, Loris, che... Loris ha questi 4 secondi di vantaggio su Gladius, però purtroppo... Guarda che trenino qua dietro, trenino. Sei punch, Skyadif, Bagus, Inchaster, Serda. Veramente. Intanto, ok, intanto grandissima gara di Shine, che era partito dietro ed è in sesta posizione alla rincorsa di Supreme Puntina. Dove va Kenny? Lunghissimo, lunghissimo Kenny, lunghissimo, terribile. Traiettoria sbagliatissima per Kenny, che è purtroppo caduto al primo giro. Lorizzo non ne ha di più di Loris, però, perché Loris sbaglia, sì è vero, qualche curva, però poi si riporta subito sotto. E quindi, boh, speriamo chiaramente per lui che possa portare l'attacco nei confronti del pilota thailandese. Però tutti i thailandesi là davanti. Indonesiani là davanti. Sì, sì, c'è una grande differenza effettivamente. Loris lunghissimo, sfrutta la enorme via di fuga a sua disposizione. E qua pare che Mikiraiko stia, diciamo, un po' allontanandosi. Ha fatto anche il giro veloce. Mikiraiko sempre mezzo secondino ai rischi da Mikiraiko. Esattamente, pare che stia, diciamo, amministrando anche il vantaggio in un certo senso. Quando Serda è caduto. Tanto purtroppo è caduto Serda sulla priglia, purtroppo la piglia questa settimana, purtroppo ha questa mancanza, ma ricordiamo che Shine lungo, ma rientra, non si inciana alle spalle. Occhio a Shine, che non deve cadere assolutamente, perché si è già fatto passare da Kenny e ha questa opportunità di fare punti che non deve scappargli. Sarebbero i primi punti dopo una lunga stagione di sofferenza da parte di KTM. E quindi vediamo. E ha perso un altro po' Loris. Loris fa qualche errore, poi si avvicina, poi sbaglia di nuovo, insomma... intanto Brorizzo lungo. Ha già perso il ritmo Brorizzo. Si accontenta della seconda posizione per ora e non spinge troppo. Rischi MP, sì, ha perso il ritmo. Credo che si toccano Shine e Shin-chan. Shine e Shin-chan, e Shin-chan passa dall'esterno. Grandissimo sorpasso. Intanto dove va Shine? Attenzione, un po' lungo. E quindi si approfitta Boogeyman e Skydiff per avvicinarsi. Traiettoria un po' così da parte di Shine, ma comunque è lì in ottava posizione. Sono un 5 qua, a partire da Shin-chan fino a Sai Punch. 5 anche era chiuso in 2 secondi. Anche Gladius sta facendo una grande gara, era partito indietro ed è quinto. Sì, molto bene per Gladius. Italiano dice Kaista, it's over, ma non lo so se è finita. Sicuramente il distacco... Vabbè, di gare ce ne sono, per carità, non è finita, no. Il distacco aumenterà ancora. 3 punti guadagnati da Kenny e altri 3 punti persi da Kenny. Penso che è un tanto lunghissimo Bagus. Lunghissimo, sì. Intanto qua davanti la situazione è un attimo fossilizzata, tutti gli istanti un secondo all'altro. Io tengo gli occhi ovviamente su Loris, che sta, diciamo, recuperando nei confronti di Brorizzo leggermente. Io su Shine, che è lì adesso in una posizione 4 decimi da Skyadif. Vediamo se ha il passo per stare lì dietro. Shine lunghissimo. Lunghissimo. Shine lo segue a ruota, sai punch. No, direi che non ha il passo decisamente per stare là vicino, ma l'importante è stare nelle 10 posizioni. Vado 3 giri al termine. 3 giri e io comunque... Purtroppo mi tocca ammettere che il mio pronostico sta scemando, perché purtroppo... Che mio. Loris non sta mantenendo fede alla qualifica, diciamo. Vediamo un po' là dietro come sta, tutti quanti distanti per ora. Skyadif è vicino a Shin-chan, l'unica, diciamo,
plausibile battaglia che si può vedere in questo momento. Gara con livelli molto diversi tra i piloti, chiaramente. Almeno questo è quello che sto notando. Almeno in gara. Caduti in pochi, no, caduti in pochi, tra l'altro, fatalità, è caduto Serda, mi sa, di nuovo. Esattamente, Serda è caduto ancora. Ed è caduto anche Saipans. La cabina di commento si sta forse addormentando, se ti siete ancora. Attenzione. Sono io, ma mi pare di essere da solo. Attenzione, è andato Gladius lunghissimo. È il quarantenne. Attenzione, è stato diventato biocco. Esattamente. Solo un lobby è stato rifatto, quindi... Esatto, poi non abbiamo neanche perso tanto tempo. Scadif è arrivato e quindi sicuramente vedremo una battaglia qua davanti. Anzi, qua dietro. Shen purtroppo ha perso più di 2 secondi, quindi era anche lui. E occhio anche a Brorizzo, che si sta avvicinando parecchio a Rischi MP. Rischi MP che ha decisamente mollato il ritmo per seguire Rischi e Miki Racco. Sì, che... Sta recuperando. Però Kenny 8 decimi lo sta riprendendo. 6 decimi, 7, 8. Te l'ha promesso. sei stato cattivissimo. Oh, Rischi lungo anche Brorizzo. Esatto, Loris è stato lungo, non ha sfruttato. Oh, Loris ha rischiato. Comunque Loris si è un po' niente, un po' l'ho gufata, ho sbagliato. Si è un po' avvilito, sì, decisamente. Si era avvicinato per su Gladius. Bagus anche su Shine. Sì. Tanto Kenny è andato a prendere Gladius a 4 decimi. Sì, è arrivato, decimi. Kenny è arrivato. Kenny su Gladius. Shine un po' lungo, signor Bagus. 2. Eccolo, è arrivato Kenny su Gladius. Affronta la curva in maniera differente, Kenny, per uscire più forte, magari provarsi alla prima curva. Sì, wow, fortissima. Wow! Sta, ha fatto un'accelerazione incredibile. No. La fa, incredibile, staccatona. Gladius, Gladius. Non so, non ho idea di come è caduto. Intanto Shine, questo su Shine si fa spazio e passa davanti. Shen quindi scende in decima posizione. Vediamo occhio a Gladius perché sta lottando con Skydiff caduto, quindi Shen recupera la posizione e Gladius sta battagliando con Shin-Chan, purtroppo caduto Gladius. Però beh, se dovesse riuscire a superare Shin-Chan, la caduta non sarebbe neanche tanto poi sicuramente terribile. Sarà un bug del long lap penalty. Sì, sicuramente, infatti. E intanto io comunque Ken, io Loris lo vedo 9 decimi, pare che ne abbia di più. Oh, però Shin-Chan per terra. E quindi Gladius torna in sesta posizione e Bagus e Shine quindi recuperano e salgono ancora. Peccato, perché occhio anche, perché qua davanti c'è Brorizzo che sta recuperando su Rischi. Rischi forse sta andando un attimo safe, perché sta per avviarsi l'ultimo giro. I due del team Prama e Gresini. Grandissimi. Mezzo secondo per Brorizzo sul suo compagno Rischi. Bellissimo. Gresini team. Secondo si avvicinano. Terzo. E si avvicinano in occhio a Loris. A 6 decimi. Brorizzo su 5. 5 decimi. È là vicino. Se ne ha di più potrebbe anche passarlo. Occhio a curva 1. Un po' lungo. È un po' lungo curva 1 però. Infatti perde 2 decimini a curva 1. Vediamo un po'. Qua non riesce tanto. No, lungo. Oh, lungo. Occhio a Loris che potrebbe approfittarne. Occhio. Occhio a Loris.
Occhio Loris che sta andando fortissimo e ha sbagliato tantissimo Gorizzo. Gorizzo ha sbagliato tutto del settore. Loris. Allora, si avvicina. In generale, ragazzi, ho fatto il conteggio dei punti che va a perdere Kenny su Miki. Occhio Loris. Eccolo, è arrivato, Allora, Kenny ha perso la bellezza di 6 punti, quindi da 32 mi sembra si porta a 38. È distante, distante purtroppo. 38, se non erro. Oh, occhio a Rischi, che l'affronta bene, però l'affronta meglio Loris. Però Briz ha fatto 38 punti su 6 gare, non è ancora chiusa, ma... siamo lì lì. Peccato, sì. Peccato, Loris invece non riesce a portare l'attacco, ancora, probabilmente. Ancora 38 punti su 6 gare, 15 punti a gara, 90 punti ancora in ballo, Intanto, Miki, Raiko. Vince il Gran Premio di Aragon e si rifà, diciamo, della scorsa gara. E occhio, perché forse Loris poteva portare un attacco incredibile. Loris ha fatto un sacco, l'ho fatta molto meglio di tutto Loris. Su Cordo. Non ce la fa. Rischi. Non ce la fa purtroppo, quindi Rischi. Secondo, Broliz terzo, tutto indonesiano il podio questa sera della minor. E terzo, quarto purtroppo Loris. Te l'avevo detto comunque che i ragazzi indonesiani sarebbero andati molto forti. Infatti tutti là davanti nelle prime tre posizioni. Peccato per Loris che ci ha provato fino all'ultimo a donare questo podio, però purtroppo non ci è riuscito, troppo in bolla gli indonesiani stasera. Fortissimi, stasera veramente tanto forti. Tanto sì. Kenny, quinta posizione, limita i danni. Gladius sesto, grandissimo anche lui. Poi abbiamo in settima posizione, appena attacco prova i risultati, sempre se ce la fa. Non lo so, vediamo, eccoci qua. In settima posizione abbiamo quindi Bagus, Shin-chan, poi Shine, Skedif, Saipanz, Ser, Dato che è ultimo. Kiki Daily che girava in 46 e netto. Wow, what a race! Grandissimi, bravi tutti, ancora una volta la Minor si è fatto divertire anche questo martedì. E quindi lascerei quindi attacco. Io ringrazierei tutti, thanks everyone for watch streaming live and see you Tuesday for F1 on Twitch and MotoGP Pro PlayStation on YouTube and Friday night the big class Major League off, esatto, MotoGP Cappeta Taira Aprilia old school, esattamente. Tutti pronti, grazie, grazie Cappeta, grazie Dani, thanks Plat, BRX, Kaista, thanks all, good night amazing. Grazie, ciao a tutti.